Napoli agguato di camorra, ucciso ex affiliato lo russo, ripresa la faida, Antonio Avolio, 32 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada a Piscinola. Avolio era in sella ad uno scooter, è stato raggiunto da due colpi. Arrestato per estorsione, era stato scarcerato da un anno. Crisi Whirlpool, operai bloccano di nuovo la 1. Nessuna soluzione per lo stabilimento di Via Argine, avviate le procedure per 350 licenziamenti. Stamane di nuovo bloccata l'autostrada, i sindacati avvertono non ci fermeremo finché non ci saranno risposte positive. Via le mascherine, De Luca pensa ai nuovi divieti, il governatore valuta una nuova ordinanza e De Magistris lo attacca, De Luca vuole solo far vedere che esiste. Ma incubo variante Delta nel Vesuviano, il sindaco di Torre del Greco a 696 TV dice nessuno è grave ma serve prudenza. Salviamo l'ospedale Irpinia in piazza Solofra. Oggi la manifestazione in difesa del pronto soccorso dell'Andolfi, che la regione si appresta a chiudere. Anche commercianti e imprenditori al fianco di associazioni e istituzioni, diretta TV su 8 channel 696 8pagine.it a partire dalle 16. Vaccini, file e disagi e ora mancano le dosi. A Salerno l'ASL si scusa, pazienti in attesa per ore sotto il sole. Il comune sollecita una migliore organizzazione, ma dice no al trasloco del camper mobile. Intanto la campagna vaccinale rischia di fermarsi per mancanza di dosi. Benevento, i 10 anni del marchio UNESCO, celebrato stamane, il riconoscimento assegnato al complesso di Santa Sofia. Il sindaco Mastella sicuro, così si possono attrarre sempre più visitatori e in Irpinia ad Avella inaugurato il museo interattivo archeologico. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con una notizia dell'ultima ora. Un uomo, Antonio Avolio, 30 anni, è stato ucciso poco fa a colpi di arma da fuoco in via Teano, incrocio con via comunale Piscinola, alla periferia di Napoli. E torna il terrore nella periferia partenopea. Sembra che l'uomo, da una primissima ricostruzione, sia stato avvicinato da alcuni sconosciuti mentre viaggiava a bordo della sua Honda SH. Avolio, a precedenti, venne arrestato alcuni anni fa per estorsione e fino al 2020 era detenuto nel carcere di Tolmezzo in provincia di Udine. Indagano i carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Investigativo di Napoli. Quello di oggi, intanto, è il secondo omicidio che avviene nel quartiere Miano, nella periferia nord-occidentale del capoluogo partenopeo, in poco più di 2 mesi. Lo scorso 22 aprile, infatti, un 60enne venne raggiunto da alcuni sicari all'interno di un locale e venne ucciso a colpi di pistola. E restiamo a Napoli, Whirlpool è finita, avviate le 350 procedure di licenziamento, operai di nuovo in protesta questa mattina e hanno bloccato l'autostrada. 200 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli hanno bloccato di nuovo questa mattina gli svincoli autostradali della A1 all'uscita di San Giovanni a Teduccio. Ieri la riunione che si è svolta a Roma e che ha ufficializzato l'avvio delle procedure di licenziamento a partire dal 1 luglio. Licenziamenti che riguardano almeno 350 famiglie. La multinazionale ha chiuso la trattativa. Dal tavolo non sono emersi margini per una soluzione che non preveda la definitiva liquidazione dello storico stabilimento di Via Argine. Ma gli operai e i sindacati non si danno per vinti. Siamo pronti a scendere per strada, siamo pronti a mettere in campo qualsiasi azione di lotta per scongiurare questa volontà e soprattutto perché richiedere che il tavolo venga rispettato, il tavolo e soprattutto l'accordo firmato a quel tavolo nell'ottobre del 2018. Non è possibile ancora oggi, dopo oltre 2 anni, fare una lotta che riguardi soprattutto la tutela dei diritti del lavoro in Italia. Un governo deve fare di tutto per far rispettare questi diritti e soprattutto far rispettare la sovranità del paese. L'hanno sempre millantata, non l'hanno mai fatto rispettare. In un periodo di crisi così enorme, pensare di far ripartire il paese licenziando i lavoratori, mandando per strada tante famiglie, è una cosa inaccettabile. Resteremo qua fin quando la forza, con tutte le forze lotteremo fin quando non riusciremo ad avere veramente un risultato positivo per queste famiglie.
Intanto da lunedì progressivo, netto alleggerimento delle misure anti-Covid, via le mascherine in tutta Italia, ma il governatore De Luca pensa ad un nuovo provvedimento. De Magistris lo bacchetta il governatore da solo, fiato ai polmoni, per far vedere che esiste. Ma intanto è incubo variante Delta nel Vesuviano e il sindaco di Torre del Greco dice a 696 nessuno è grave, ma serve prudenza. Ci sarà un documento, non è chiaro se un'ordinanza o un richiamo all'osservanza delle disposizioni per indossare la mascherina all'aperto comunque in Campania. Da lunedì infatti, su disposizione nazionale del ministro Speranza, non saranno più obbligatori all'aperto, ma il governatore De Luca pensa comunque ad un provvedimento che possa invitare i campani ad indossarla. Una manifesta violazione di un provvedimento del governo. Sparabordate il sindaco De Magistris, secondo cui da parte del presidente è solamente un dar fiato ai polmoni per far vedere che se uno vuole esiste comunque. Commenta Amaro così a Radio CRC e continua: non ci sono le condizioni perché in Campania a 40 gradi e con un numero in questo momento così ridotto di contagi si debbano usare le mascherine all'aperto. Ma preoccupare oggi è soprattutto la variante Delta, 44 i casi stanati solo a Torre del Greco. Attualmente la situazione non ha preoccupazioni. Io sono in contatto con l'ASL, dei 44 casi della variante, 32 sono guariti e di questi 44, 7 solo avevano fatto una prima dose, il resto non erano vaccinati. Nessun caso è trattato in ospedale, sono a casa, sono tranquilli e sereni e sono monitorati quotidianamente dall'ASL. Torre, ricordiamoci che è una città che praticamente vive nel mondo, ultimamente è stata fatta una fiera a Shanghai, teniamo i nostri marittimi, floricoltori. Cioè, i torresi sono nel mondo. Noi a Torre ne abbiamo avuti 7.000 di casi e 160 e passa morti, e Torre vive nel mondo. Ma intanto, proprio sulla decisione del CTS dello stop alla mascherina all'aperto da lunedì, i cittadini sono divisi, ma ascoltiamo le loro voci col microfono di 8 Channel, vediamo. Dopo il via libera del CTS, da lunedì 28 giugno le mascherine all'aperto potrebbero non essere più obbligatorie anche in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca si pronuncerà sulla questione proprio in queste ore. I cittadini sulla vicenda sono però divisi, anche se la maggioranza non vede l'ora di liberarsi dai dispositivi di protezione. Per me penso che vada bene, però bisogna continuare a esercitare la massima prudenza. Ma ha autorizzato il nostro governatore De Luca? Ah, non si è espresso, quindi non sappiamo, siamo ancora indecisi. Speriamo di toglierla, perché non ce la facciamo più. A me fa piacere se si toglie, perché non ce la faccio più. Almeno negli spazi aperti penso che sia giusto, perché soprattutto qui al sud d'Italia fa molto caldo, infatti veramente è impossibile tenere la mascherina fuori. Non sarà sicuramente la stessa cosa dell'anno scorso, abbiamo più limitazioni, però è comunque un sollievo anche per la popolazione, ci sono comunque delle speranze. C'è chi però teme le varianti e un possibile ritorno dell'emergenza da Covid. Bisogna pure vedere le situazioni oggettive, perché comunque si sentono parlare delle famose la variante Delta, che comunque è molto grave in Inghilterra, penso che è stato abbastanza diffuso dai mass media. Poi che impatto avrà sulla nostra comunità, sul fatto che verranno i turisti? Ancora la cronaca: è stato fermato a Napoli dalla mobile di Roma l'uomo che martedì sera ha coltellato e ucciso a Piazzale Appio nella capitale un uomo iracheno di 41 anni. L'aggressore, un 27enne armeno, dopo l'omicidio è scappato tentando di far perdere le sue tracce. Gli agenti della mobile della capitale, dopo una veloce indagine, sono risaliti alla sua identità e lo hanno rintracciato a Napoli, dove ha cercato di trovare rifugio. Il giovane è stato fermato ed accusato di omicidio. Intanto parliamo adesso delle comunali. A Napoli il centrodestra è spaccato, la Lega disposta a rinunciare al simbolo, Fratelli d'Italia pronta a correre da sola contro Forza Italia. Vediamo.
Potrebbe consumarsi nelle prossime ore il divorzio nel centrodestra sulle amministrative di Napoli. È previsto infatti a breve il vertice nazionale tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per decidere che strada seguire per la corsa a Palazzo San Giacomo. In programma oggi è slittato probabilmente proprio a causa delle divisioni tra i partiti della coalizione. Il magistrato lo ha confermato, correrà per la poltrona di sindaco con o senza i partiti al suo fianco. Non è un problema mio, ha ribadito Maresca, che ha scelto di rimanere indipendente. Dipendente civico, anche se la Lega di Salvini è pronta a sostenerlo comunque, anche senza il carroccio sulla lista. Diversa la posizione di Fratelli d'Italia, che fin dal primo momento ha scelto di difendere la propria identità e rilancia la candidatura di Sergio Rastrelli con Giorgia Meloni capolista a Napoli. In Forza Italia invece è aperta una sfida di resistenza tra il fronte vicino alla ministra per il Sud, Mara Carfagna, che spinge affinché si segua la via del civismo, e quello di Tajani e Martuscello, che vorrebbero invece andare in coalizione con il simbolo degli azzurri e una propria lista. Ieri il coordinatore cittadino degli azzurri ha incontrato la Meloni a Bruxelles e hanno parlato di Napoli. Se Maresca vuole andare da solo con la Lega, ne prenderemo atto, ha chiuso Martuscello. È morta a Napoli Diana De Feo, 84 anni, moglie di Emilio Fede, giornalista, figlia di Italo De Feo, scrittore, giornalista, direttore della RAI. Diana De Feo è stata anche senatrice del Popolo delle Libertà, eletta in Campania. Appassionata di arte e musica, Diana De Feo trascorreva lunghi periodi a Napoli, nella sua casa a Villa Lucia, sulla collina del Vomero. Era molto legata all'Irpinia. Il padre Italo era nativo di Mirabella Iclano, dove Diana De Feo era tornata spesso negli scorsi anni. Era sposata con Emilio Fede da 57 anni ed hanno avuto due figlie e cinque nipoti. A settembre aveva subito un delicato intervento, oggi funerali, nella chiesa di San Gennaro al Vomero a Napoli. E adesso parliamo di sanità. Solofra si mobilita per la manifestazione di oggi pomeriggio in difesa del pronto soccorso dell'ospedale Landolfi. Ci racconta tutto Angelo Giuliani. A Solofra è il giorno della grande mobilitazione per salvare il pronto soccorso dell'ospedale Landolfi. Istituzioni e associazioni, ma anche tanta gente comune, scenderanno in piazza contro la delibera 201 della regione, che dispone appunto la soppressione del pronto soccorso. Sono stati i solofrani che si hanno fatto l'ospedale. Ci vuole. Questo si doveva fare già prima, questa manifestazione. Allo stato attuale il pronto soccorso di Avellino è intasato, uno deve aspettare 3 giorni, almeno che si faccia qualcosa. La città si prepara con umori contrastanti, c'è chi è scettico sul fatto che si possa ancora fare qualcosa per salvare il pronto soccorso e chi invece esorta a scendere comunque in piazza. Sono orgogliosa che quando apro la carta d'identità c'è scritto nato a Solofra. Spero che anche gli altri possano nascere in questo ospedale. Sicuramente noi tutti non abbiamo avuto l'opportunità di farci sentire, anche proprio perché non c'è mai stata compattezza. E adesso c'è, quindi proveremo ad essere più uniti. Tutta colpa della politica, tutta colpa della politica. Al di fuori della politica di colpe non ce n'è nessuno. Hanno firmato, ma che vanno due anni più? Hanno firmato che l'ospedale riapre lì. Abbasserà la serranda? Sì, certo. Anche, vi ripeto, anche se non so se questa cosa riuscirà a salvare il nostro ospedale. Quello che aveva promesso però De Luca all'inizio delle votazioni si è tutto rivolto contro noi. Allora bisogna fare qualcosa quando ce l'hanno tolto, noi adesso lo rivogliamo. E 8 Channel e 8pagine.it seguiranno la manifestazione con una diretta a partire dalle 16. Durante una lite con il figlio spara 2 volte ma colpisce la nipote, ferita fortunatamente solo al polpaccio. È successo a Volla, in provincia di Napoli, dove un 74enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. L'uomo ha discusso con il figlio di 44 anni e durante la lite ha imbracciato un fucile a pallini, legalmente detenuto, e ha fatto fuoco ferendo la nipote 18enne al polpaccio. La colluttazione si è quindi ulteriormente accesa in sprita, l'anziano è stato disarmato dal figlio, la giovane è stata portata all'ospedale Villa Betania ed è stata ritenuta guaribile in 5 giorni. E adesso parliamo di Covid. Nel Sannio entro la fine di luglio potrebbe essere avviata la fase di smantellamento dei tanti hub sul territorio. Numeri record nel Sannio per le vaccinazioni contro il Covid. Occasione per fare il punto sulla situazione è stata questa mattina l'inaugurazione del nuovo polo formativo dell'ASL di Benevento, dedicato alla formazione di medici, infermieri, personale tecnico e amministrativo.
Abbiamo voluto fortemente questo polo formativo, saranno fatti tutti i corsi per quanto riguarda le scuole degli infermieri, per quanto riguarda la medicina generale, tutti i corsi di formazione interni. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale ha infatti spiegato come oltre il 75% della popolazione abbia ricevuto almeno una dose. Entro la fine di luglio dunque sarà avviata l'operazione per chiudere i tanti centri vaccinali aperti in provincia di Benevento. Noi a Benevento abbiamo praticamente concluso. Noi abbiamo fatto ormai 180.000 prime dosi, pari a quasi il 70% della popolazione totale. Se non mettiamo in campo fino a 12 anni siamo ormai al 75%, quindi numeri molto alti. In adesione non abbiamo praticamente più nessuno. Taglio del nastro per il nuovo polo formativo all'interno della struttura della provincia che ospita il centro per l'impiego. Qualche mese fa ho riorganizzato un po' l'utilizzo del patrimonio, spostando gli uffici che erano qui prima, sia il personale che l'avvocatura, portandoli a San Gennaro e rendendo questi spazi liberi, perché proprio c'era già questo percorso con l'ASL per fare questo polo formativo. Intanto parliamo dei disagi e con attese sotto il sole. Per il PIP nautico arrivano le scuse dell'ASL di Salerno, il comune sollecita una migliore organizzazione. Persone in fila per ore sotto il sole, preda del caldo. Disagi al PIP nautico di Salerno, dove si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per placare le tensioni per l'esaurimento dei vaccini disponibili, con meno dosi rispetto alle convocazioni. Dall'azienda sanitaria sono arrivate le scuse ai cittadini. Io mi scuso per tutti i disagi che abbiamo creato a alcune persone che stavano aspettando, ci devono capire. Non è facile gestire contestualmente questo numero estesissimo di punti vaccinali che abbiamo in giro, non tutti i giorni va tutto liscio. Anche il comune è intervenuto sulla vicenda con il sindaco, che però esclude il trasferimento in altra sede del camper mobile nonostante le lamentele. Ne parlerò immediatamente con il direttore generale dell'ASL, perché a lui competono questi aspetti, e vedremo se riusciamo ad organizzare le cose in modo tale che le attese eventuali siano ridotte al minimo e vediamo se possiamo allestire qualche punto di, non so bene come dire, di ricovero, di ristoro. Però insomma credo che sarebbe complicatissimo immaginare altre localizzazioni in questa fase. Ma sul fronte vaccini altri problemi potrebbero presentarsi a breve, vista la drastica riduzione di consegne che colpiranno anche la provincia di Salerno. Avremo in Europa e in Italia una riduzione del 40% della fornitura di vaccini Pfizer. Già Moderna ne abbiamo piccole quantità, questo sicuramente ci costringerà nel mese di luglio a fare seconde dosi. Noi abbiamo circa 200.000 seconde dosi da ripetere, questa è la quantità di forniture Pfizer che riceveremo. Torniamo in Irpinia, andiamo ad Avella, inaugurato questa mattina il museo interattivo immersivo. Nei giardini del Palazzo Baronale, sede del municipio di Avella, sono stati presentati progetti del sistema Irpinia. A fare gli onori di casa il sindaco e presidente della provincia, Domenico Biancardi, con il consigliere comunale delegato alla cultura, Carmen Loyola, la sovrintendente per Salerno Avellino, Francesca Casula, e la dottoressa Adele Magnelli, project manager dell'ETT. Il presidente Biancardi, entusiasta dell'apertura, passa in rassegna le fasi realizzative. E questo è il grande progetto di sistema Irpinia, è da qui che si parte. Noi dobbiamo mettere a conoscenza di tutti quelle che sono le nostre origini e la nostra storia, accompagnandolo ovviamente ad un processo anche di territorio e quindi di turismo locale, di attività promozionali delle nostre migliori produzioni enogastronomiche. Anche tutto deve andare in rete, tutti dobbiamo lavorare in questo senso. E poi sottolinea l'importanza di fare rete per il rilancio del turismo. La banca dati è quella centrale di sistema Irpinia. Noi tutti quelli che entrano devono essere generalizzati, fanno parte della banca dati, sono clienti, quelli che vengono qua chiaramente li mettiamo in contatto con il centro operativo di sistema Irpinia ad Avellino città, con il punto di informazione turistica ad Avellino, con 4 operatori, loro faranno l'accoglienza, avranno il biglietto digitale per poter accedere anche al museo ad Avellino, e quindi anche a Tripalda avrà la stessa cosa, tutti devono entrare in rete. A Benevento, celebrato il decennale del riconoscimento UNESCO per il complesso di Santa Sofia, stamattina a Palazzo Paolo V la presentazione degli eventi a corredo. Ci racconta tutto Imma Tedesco.
Una programmazione in costante evoluzione, capace di spaziare dall'arte alla musica, ma che rivolge attenzione anche all'enogastronomia e ovviamente al turismo. Al Via Benevento le celebrazioni per il decennale del riconoscimento UNESCO assegnato al complesso di Santa Sofia nell'ambito del sito seriale Longobardi in Italia. Ad aprire la manifestazione la conferenza di presentazione nella splendida cornice di Palazzo Paolo V, con la partecipazione in teleconferenza dei rappresentanti del CDA dell'Associazione Italia Langobardorum, presieduta dall'assessore alla cultura del Comune di Benevento, Rossella Del Prete, che ha presentato il ricco programma di iniziative che proseguiranno per tutto il fine settimana. Intanto abbiamo organizzato una prima fase di appuntamenti, tra cui quello di domani pomeriggio alla chiesa di Santa Sofia. Avremo una performance di Enoarte, ma poi c'è tanto altro, perché poi abbiamo pensato ad un percorso per i bambini, ci saranno visite guidate alla città. Una ripartenza che, secondo il sindaco di Benevento, Clemente Pastella, dovrà rivolgere sempre più attenzione al patrimonio artistico-culturale del Sannio in rete con gli altri siti. Occorre avanzare nella direzione di una connessione più forte a questi paesi, a queste città, e spingersi nella direzione del nord dell'Europa, perché di là arrivavano i Longobardi e quindi questo può attivare turismo. E dall'assessore al turismo, Felice Casucci, attenzione ai grandi attrattori culturali della Campania. Il nuovo piano ha ripensato quelle didascalie che erano gli elementi costitutivi della vecchia programmazione, le ha ricollocate in questa ricollocazione a posto ovviamente delle esigenze nuove, tra cui i grandi attrattori culturali. Il nostro turismo non può che essere un turismo culturale. Adesso parliamo di Mare Sicuro. L'operazione parte da Salerno, ci racconta tutto Giovan Battista Lanzilli. Abbandonarli o smaltirli in maniera illecita mette a rischio la sicurezza e l'ambiente. È il messaggio che campeggia sui volantini predisposti da Guardia Costiera e Confindustria Salerno, protagoniste di una campagna di salvaguardia del mare dai razzi nautici scaduti. Soprattutto d'estate diventano una delle principali fonti di inquinamento del litorale. Il nostro invito è quello di innanzitutto di verificare in effetti se sono ancora in vigore o scaduti. È una buona norma che ciascun diportista, prima di mettersi in acqua, dovrebbe fare, quindi controllare tutte le dotazioni di bordo. È rivolto il corretto smaltimento, cosa significa? Di questi razzi significa principalmente evitare che qualcuno possa farsi male. Queste locandine sono esposte in tutti i porticcioli turistici, in tutti gli approdi, in tutti i pontili, nei circoli nautici, nei centri di assistenza alla nautica, in tutti i nostri uffici. Abbiamo chiesto anche ai comuni costieri di esporli all'albo. Tutelare l'ambiente significa anche valorizzare il turismo, risorsa indispensabile per Salerno. Diciamo che il turismo per noi rappresenta una risorsa importantissima che andrebbe ulteriormente sviluppata, e tutto quello che si fa per cercare di tutelare anche l'ambiente e dare la possibilità a chi viene nei nostri luoghi di godere non solo delle panorami e dei paesaggi stupendi, ma di avere una vivibilità di alto livello è sicuramente importante. E adesso parliamo del Parco Archeologico di Pompei, digitalizzazione e accessibilità. Su questo punta il nuovo direttore Gabriel Zegtriegel. Sono tornati i visitatori tra gli scavi di Pompei, tanti anche i turisti stranieri che calcano di nuovo quei sentieri ricchi di storie e di bellezza. Una rinascita inarrestabile, come racconta Otto Channel, proprio il direttore Gabriel Zegtriegel, da due mesi alla direzione del parco archeologico. Beh, vediamo fortunatamente tornare le persone, anche molti che vengono da fuori l'Italia, che è incoraggiante perché evidentemente c'è una voglia di tornare, di visitare l'Italia, soprattutto penso per la cultura. Ovviamente c'è anche il paesaggio, c'è il mare, però evidentemente la cultura attrae moltissimo. Direttore, cosa dobbiamo aspettarci per questa grande sfida che è Pompei? È sicuramente un lavoro in continuità con il grande progetto Pompei, che è stato riconosciuto in Italia non solo come successo, come modello di gestione grazie alla direzione di Massimo Sanna. Noi andremo avanti in questa direzione, faremo sicuramente molto anche per gli altri siti sul territorio per far scoprire il territorio intorno a Pompei. La digitalizzazione, l'accessibilità, queste saranno priorità nei prossimi anni. Per il Ministro della Cultura Dario Franceschini, Pompei è la sfida vinta in Europa. Il successo degli scavi è un esempio di come impiegare i fondi del Recovery Plan e che quando l'Italia si organizza è in grado di raggiungere grandi risultati.
E continuerà fino a domani sera l'ondata di calore annunciata dalla Protezione Civile. Intanto 30 comuni senza acqua ed è dramma tra Irpinia e Sannio. Ci racconta tutto Gianni Vigoroso. Guasti alle tubazioni e interruzioni del servizio idrico ormai da 3 giorni in oltre 30 comuni delle aree interne tra l'Irpinia e il Sannio. Un dramma nel dramma, in un periodo già di per sé complicato a causa della pandemia. La gente è esasperata. Lo potessero avvertire. Magari non se la voglia sapere, non ha da mangiare l'acqua, non ha una fontana. Noi abbiamo qualche piccolo animale per la campagna, ma pure andare al bagno, dove andiamo a prendere l'acqua? Sono anni che si combattono, diciamo, per i provvedimenti. È antieconomico il fatto di riparazioni continue che non risolvono il problema. È arrivato secondo me il momento per immaginare politicamente di fare un progetto grosso per poter iniziare la sostituzione di questi tubi. Che c'è la siccia, devono perderla, danno a poco la volta, secondo me. È così o no? Che ci sta la persona incosciente che voglia la rimane aperta. Ma che ci ribelliamo, cosa facciamo? Meteo adesso, poi il TG Sport, da parte mia è tutto, il TG finisce qui, grazie ad Orlando Matarazzo in regia e buon proseguimento.